riuscito a far capire che il gioco c'è per questo e che quindi non ci può essere spazio se non si parte da un ritiro del 130 licenziamenti, dalla volontà del 130 licenziamenti. Perché è necessario subito oggi fare quello che forse aveva fatto un po' di tempo fa. Forse aveva fatto un po' di tempo fa, cioè capire come affronta un cambiamento di mercato, di posizionamento, di capacità di acquisto, di brand, di necessità di rinnovare forse, capire come attorno a tutto questo insieme si costruisce una strategia. Ma adesso non si può non fare, e se non lo si fa adesso significa che l'azienda non la si vuole rilanciare. E noi invece dobbiamo fare di tutto. E allora io vi ringrazio. Io terrò informati costantemente i vostri rappresentanti e le vostre rappresentanti. Lo farò così. E mi muoverò pubblicamente come diranno loro e come loro mi chiederanno di fare. Quando lo condividerò, quando non lo condividerò, discuterò, come è giusto che sia, come è giusto che sia, ma mi comporterò in questo modo. E guardate, lo dico anche, c'è un dato in più, e lo dico davvero in questo senso, preoccupato ma anche ancora più convinto. Di doverci mettere carta grinta. Una comunità non può lasciare sole le proprie mamme e le proprie figlie, non lo può fare. E guardate che questa storia, la vostra presenza significa tantissimo per la nostra comunità. È davvero un pezzo del futuro della comunità. Ma non è solo un pezzo del futuro della comunità per un tema di un marchio nel mondo, di rappresentare il marchio nel mondo, che sia importante, ma è molto più importante la stabilità delle famiglie, la possibilità di lavorare, la possibilità di mandare i figli e di fare gli stati agli asili, di costruire una piena cittadinanza. Tutto questo passa attraverso il lavoro, per voi attraverso questo lavoro. E a me non sfugge che molti di voi, per l'età lavorativa che hanno, per il fatto che da qui lavorano a 20-25 anni e che magari hanno anche qualche anno per andare in pensione, difficilmente sono ricollocabili in un altro lavoro. A me non sfugge questa cosa. E a maggior ragione mi sento impegnato. Perché noi abbiamo bisogno davvero di tenere unita una comunità. E la comunità si tiene unita col lavoro. E si tiene unita innanzitutto dicendo, ascoltate, c'è un problema. Si gestisce insieme. Quanto manca la pensione a questi lavoratori? Le accompagniamo alla pensione? Quanto manca? Si costruisce un percorso? Si rispetta la dignità delle persone? Si rispetta la dignità e se c'è bisogno ci si mette insieme per rispettare la dignità delle persone? Ma non si lascia a casa. Ciò che genera il futuro della nostra comunità e che rende unita la nostra comunità. E su questo vi assicuro, con tutte le possibilità che può avere un sindaco, che di competenze istituzionali non è neanche mezza su tutte le esercitate, come sapete, ma vi assicuro che i manoni li tiro fuori tutti. Vi assicuro, scusate, mi faccio esempio, stavo fatto tornare, scusa, ma vi assicuro che su questa partita non vi lascio solo un minuto, perché è fondamentale per la nostra comunità e per la tenuta sociale della nostra comunità e perché è fondamentale per una storia che è la vostra storia ed è ora che diciamo sempre di più, non è la storia di una famiglia, è la storia di tante famiglie che ci hanno creduto, tutti i giorni ci credono e ancora ci credono. Ne usciamo insieme davvero, non siete sole, la città, la vostra città, e questo territorio è con voi e faremo di tutto per dimostrarvelo e per